cerca conferme in Latina dopo l'ottimo inizio di campionato con 2 vittorie e 1 pareggio nelle prime 3 partite. La casertana vuole la prima vittoria dopo il pareggio all'esordio contro il Benevento. Arbitra il signor Valerio Pezzopane della sezione dell'Aquila. Inizia meglio il Latina nel primo tempo allo stadio Francioni e la prima occasione arriva già dopo pochissimi minuti. Calcio di punizione sul punto di battuta, c'è Riccardi, schema e botta, ottima risposta di Venturi che allunga in calcio d'angolo. Insiste però il Latina ancora da corner, Riccardi mette il pallone in mezzo, colpo di testa di Fabrizi che manda alto non di molto. Al minuto 20 entra in partita anche la casertana, sprint sul settore di sinistra di Tavernelli che salta così il diretto avversario, prende il fondo, ottimo però il ripiegamento difensivo del Latina che si salva. Minuto 28 però cambia il volto del primo tempo, clamoroso errore difensivo di Fabri che lancia così Paganini che supera Venturi, sterza su Sciacca che stende il giocatore del Latina e regala il calcio di rigore alla squadra di casa. Brutto errore di Fabri che sarà anche sostituito nel corso dell'intervallo. Dal dischetto si presenta Fabrizi che spiazza così Venturi e trova il gol numero 3 in campionato in 4 partite. 1-0 del Latina, segna Fabrizi, uno dei migliori del primo tempo. Grande esultanza per i padroni di casa che dopo una buona prima mezz'ora trovano il gol del vantaggio. Nel finale di tempo però arriva la reazione della casertana, 1 minuto di recupero che sarà decisivo. Con la squadra ospite che si getta in avanti, sulla destra mette in mezzo, velo geniale di Casoli e Curcio sgancia questa sassata sotto l'incrocio per il pareggio allo scadere all'ultimo pallone del tempo per la casertana che fa 1-1. È il primo gol in maglia casertana per Curcio. Bellissima conclusione sotto l'incrocio per lui. E 1-1 a fine primo tempo. Inizia la ripresa e la casertana parte fortissimo. Subito un'opportunità con il tentativo dalla destra di Celiento che supera così il diretto avversario e poi sgancia questa conclusione. Ottimo l'intervento di Cardinali, ancora casertana in avanti con l'azione che si sviluppa sul settore di sinistra, cross in mezzo, non c'è nessuno però della casertana a ricevere. Al 68 però torna in avanti anche il Latina, ottima giocata di Di Livio che sguscia via sulla sinistra, prende il centro del campo, vede dall'altra parte Paganini, 7x77, Venturi però è prodigioso e mette in calcio d'angolo. Minuto 74, torna in avanti la casertana con Proietti che finta la conclusione, pesca Tavernelli, stop e destro, pallone sul fondo. Nel finale ci prova di più la casertana nei 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro, cerca la prima vittoria stagionale la squadra ospite e ci proverà con questa conclusione dopo la lotta sulla tre quarti. Conclusione e risposta di Cardinali che mette in calcio d'angolo e sventa l'ultimo pericolo per il Latina. Finisce così al Francioni, secondo pareggio consecutivo per la casertana. Vola a quota 8 il Latina che resta imbattuto in campionato.